tutta in piedi. Mancano pochi secondi alla fine di questa partita, alla fine di questa sfida. È evidente che adesso la folla nerazzurra veda concretissimo realizzarsi il sogno del 20° scudetto, il sogno della seconda stella da cucirsi sul petto. È un momento esaltante, gentili ascoltatori, per il clima che si vive all'interno di San Siro, con il popolo milanista che sta, per la verità, cominciando a sfollare, con il popolo interista che sta invece cominciando a gustare la festa. 49 minuti e 30 secondi sul cronometro, ci sarà ancora da recuperare per quanto successo, la doppia espulsione, il rosso per Dumfries e per Hernandez di testa, ora Rafaleao per Giroud, poi Bennacer, ancora il portoghese, posizione di alla sinistra, salta l'avversario, dal fondo il cross che parte, c'è la deviazione ad opera di Frattesi, la sfera fuori dal campo, il tiro dalla bandierina in favore del Milan. Il derby non finisce mai, questa partita non finisce mai, anche Magnan ora in area di rigore dell'Inter. Bennacer da sinistra, interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto alla porta di Sommer, la rincorsa di Bennacer, il pallone in aria, una mischia, poi attenzione che l'Inter potrebbe andare in contropiedi con Mkhitaryan che viene fermato irregolarmente. Calcio di punizione in favore dei nerazzurri, cominciano ad arringare la loro folla gli uomini di Simone Inzaghi, la panchina dell'Inter è tutta in piedi, manca un nulla alla fine della sfida, 50 minuti e 30 secondi, sta per arrivare il fischio finale del direttore di gara, sta per avverarsi il sogno nerazzurro cullato da 3 anni da Simone Inzaghi, che ha messo trofei in bacheca, che ha raggiunto una finale di Coppa dei Campioni, forse anche immeritatamente persa a Istanbul, e che ora sta per coronare il suo sogno di vincere lo scudetto. Il calcio di punizione battuto da Sommer al limite dell'area di rigore, allontana Calabria, pallone che si alza a campanile all'altezza della tre quarti campo dell'Inter, è partito Okafor, il tocco per Giroud, ancora Okafor interviene a chiudere, ancora una volta Pavard, pallone sul fondo e in calcio d'angolo, ancora opportunità per il Milan, tutti in the box, tutti nell'area di rigore dell'Inter, andrà Bennacer a calciare questo corner spedendo la palla nell'area di rigore nerazzurra, anzi si tratta di Chukwueze, ancora una volta ci sono scaramucce all'interno dell'area piccola con Calabria che se la prende un po' con tutti, anche con Sommer, un'altra rissa in campo, sono veramente secondi elettrizzanti, gentili ascoltatori, sono i secondi che separano l'Inter dal coronamento di un sogno, sono i secondi che invece espulso. Sono lì un altro espulso. Calabria. Un altro espulso? Sì, Calabria, mi pare. È stato allontanato Calabria dal campo. Sì, sì. Calabria. È espulso Calabria, evidentemente per delle reazioni molto, diciamo così, fin troppo determinate. Una gomitata, un pugno di Calabria si è visto nel reality. Sì, una gomitata forse ai danni di Frattesi. 51 secondi, anzi 52 minuti e 10 secondi, calcio d'angolo in favore del Milan con Colombo che dice state calmi, Chukwueze da destra, interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Sommer, anzi si tratta di Bennacer, il cross che parte, allontana Lautaro Martinez, sono le 22 e 43 minuti del 22 aprile del 2024, l'Inter è campione d'Italia per la 20ª volta nel corso della sua storia leggendaria, la seconda stella è sul petto delle maglie nerazzurre, è finita così, nella notte più importante, nella notte che fa la storia, nella notte che decide il destino di questa squadra che ha dominato la stagione in Italia dall'inizio alla fine, la delusione dell'uscita dalla Coppa dei Campioni per mano dell'Atletico di Madrid, ma adesso la più grande gioia con la vittoria del 20° scudetto, ripetetelo alla Madonnina, chi è il campione e chi il piangina, questo è lo striscione che compare nella curva nord, il feudo del tifo nerazzurro, è finita qui, è finita con la vittoria dell'Inter per 2-1 con le reti nel primo tempo al 19° di Francesco Acerbi, con il raddoppio al quarto della ripresa di Matthew Rab, con il gol di Tomori che poco dopo la mezz'ora ha riaperto le speranze per il Milan, e con un finale pirotecnico con tante emozioni, con tanto nervosismo, ma alla fine con il trionfo dell'Inter e con l'applauso alla propria squadra della
seguaci del diavolo che continuano comunque ad esprimere il loro tifo all'altezza della curva sud, si può alzare lo scudetto. Adesso sì, disegnato dagli uomini di Simone Inzaghi e praticamente esibito di fronte al mondo ad onde. L'Inter è campione d'Italia al termine di una stagione esaltante, uno scudetto che dire meritato, forse poco. Ma che dire, che aggiungere altro a quello che hai detto tu, Francesco? Uno scudetto assolutamente meritato, l'artefice principale indubbiamente è Simone Inzaghi, guardatelo questo allenatore qui inquadrato in questo momento, ma insomma dobbiamo leggere tutti i giocatori. Vorrei ricordare che a 5 domeniche dalla fine l'Inter è in vantaggio di 16 punti, praticamente l'ha stravinto questo campionato. È accaduto quello che i tifosi rossoneri non avrebbero mai voluto vedere, cioè assistere a come posso dire, a una premiazione, una gioia incontenibile proprio nel giorno del derby. Ecco, una partita che l'Inter ha vinto questa sera meritando, non è bastato l'orgoglio rossonero nei 10-15 minuti finali, è stata una partita splendida, raccontata splendidamente da te. Grazie. Per merito dei giocatori in campo, ma ovviamente. Per merito dei giocatori che non si sono risparmiati, a cominciare da Thuram, che ha fatto gol e ha giocato per la squadra, questo giocatore qui inquadrato, Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato. È giusto che i tifosi e i giocatori dell'Inter si esaltino in questo momento, perché io l'ho provato sulla mia pelle, ti devi esaltare, devi dimostrare l'esaltazione nel momento in cui vinci alla stragrande come hai vinto. E adesso chiaramente si apriranno in casa rossonera altre strade, perché probabilmente Pioli lascerà il Milan, per cui però...